pomeriggio, siamo in collegamento con Rosario Dello Jacopo da Londra. Rosario, oltre ad essere il manager storico dei 99 Posse, è una figura simbolo della controcultura musicale e partenopea, è scrittore, ha infatti scritto la biografia ufficiale del gruppo. Da qualche tempo si trova appunto nella capitale inglese lavorando come steward. Rosario, volevo salutarti e darti la parola chiedendoti come stai innanzitutto. Sta bene, anche da parte mia comunque saluti a chi ci sta guardando. E vabbè, al di là poi dei 9-9, che è un rapporto comunque che si perde nella notte nel tempo e che ora, come tante cose che mi legano comunque all'Italia, è un attimo congelato, mi sono occupato anche dell'autobiografia di Luchè, che è uscita lo scorso giugno ed è uscita in repack con il suo ultimo disco, con l'aggiunta di alcuni pezzi, ed è arrivata direttamente al primo posto delle charts italiane, nonostante costasse di più, perché conteneva anche un libro comunque di centinaia di pagine. E, come ti dicevo, è una dimensione comunque di sospensione del tempo, perché è difficile, c'è stato uno stacco comunque troppo netto tra il mondo di prima e quello di oggi. Cioè, io, se alzavo la testa al cielo a Londra, in qualsiasi momento della giornata vedevo 2-3 aerei. Cioè, c'era un traffico, diciamo che con qualche forzatura possiamo paragonare a quello degli autobus nelle strade, no? Invece adesso è una condizione di isolamento che non abbiamo mai conosciuto. Cioè, questa è un'esperienza che almeno per un paio di generazioni è del tutto inedita. Cioè, ci troviamo comunque in un momento storico in cui tanti racconti anche della guerra, no? Diciamo, dei nostri nonni, per chi comunque è un po' più grande d'età, oggi trovano finalmente il senso. Cioè, andare a fare la spesa e trovare persone in fila fuori il supermercato, prendere il treno alle 9 di sera a Waterloo Station a Londra, dove si incrociano tre linee della metro, la Southwestern Railways, insomma, ed altri servizi ferroviari, ed essere solo in un treno di 10 carrozze. Cioè, sono esperienze comunque che segnano molto, sicuramente anche per questo comunque io è un periodo che sto scrivendo veramente tanto, perché io sono una di quelle persone che assegna comunque alla scrittura un valore catartico, no? Un valore proprio di sfogo. Considera che le mie giornate, vabbè, preciso che io facevo la security negli stadi di calcio, cioè con tutti, più o meno tutti i club londinesi, dalla Premier League fino a qualche esperienza in National League. Champions, ho letto. Sì, sì, tutte. Cioè, a Chelsea, Fulham, Arsenal, Tottenham, cioè West Ham, comunque lavoro con tutte le squadre di Londra. Però chiaramente con la fine degli eventi di massa e il lockdown anche dell'Inghilterra, sono rimasto come tanti, perché poi noi siamo tutti zero hours contract in pratica, cioè lavoriamo a chiamata, c'è la possibilità di lavorare, che so, a Fulham, Doncaster Rovers, quindi tu ti proponi, se ti accettano lavorerai, per cui siamo rimasti praticamente tutti senza lavoro. E qualche giorno dopo, in cui ero letteralmente in questa condizione di sospensione, no? Perché eri consapevole, alla luce di quello che stava accadendo ed era accaduto in Italia, che non sarebbe finita in fretta e che quindi non saresti tornato dopo 2 settimane a lavorare negli stadi, c'era questa dimensione proprio di incognita del futuro. E poi una delle società con cui lavoravo meno, con la quale in realtà avevo fatto soltanto gli internazionali di tennis di Wimbledon dell'edizione dell'anno scorso, mi ha inviato un SMS in cui mi avvertiva della possibilità di lavorare come security al Nightingale Hospital di Londra. I Nightingale Hospital prendono il nome da Nightingale, che viene con Florence Nightingale, che viene considerata l'inventrice dell'infermieristica moderna. Nascono sostanzialmente come relief hospitals, cioè nascono come ospedali di riserva, in pratica, per evitare che il sistema sanitario del Regno Unito, con il moltiplicarsi dei casi
di persone, soprattutto diciamo dei casi più critici, no? Delle persone che avevano esigenza comunque di essere ricoverate in terapia intensiva, evitava che il sistema sanitario inglese andasse al collasso. Certo. Perché considera che in rapporto alla popolazione l'Inghilterra è riuscita a fare peggio dell'Italia, il Regno Unito nel complesso, perché qui ci sono meno posti ancora di terapia intensiva di quella che, di quelli che aveva. Ti sei trovato praticamente a svolgere il tuo lavoro fuori in ospedale durante una pandemia. In pratica lo abbiamo allestito, perché non fisicamente, ma abbiamo comunque messo in sicurezza l'area. Perché tieni conto che l'Excel è una struttura gigantesca, 200 metri circa di larghezza per 600 di lunghezza, che si trova nella zona di Custom House, sul Royal Docks, sui Royal Docks di Londra, che è la zona di East London che ospitava il porto della città. Noi siamo entrati il primo gruppo, un centinaio di security, la notte del 26 di marzo, mentre poi squadre di operai, esercito, perché è una, un'operazione che comunque viene condotta con più soggetti, trasformavano poi di fatto questo polo fieristico, che è una sorta di mostra d'oltremare napoletana, no? Però ospitata in un solo gigantesco capannone. E quindi da quel giorno è iniziato questo lavoro, diciamo, veramente con ritmi molto molto stressanti. La prima settimana ho fatto 6 giorni su 7, 12 ore, e considera che ce ne vogliono almeno 2 e mezzo per andare e tornare, perché io poi vivo a Patne, che si trova dall'altro lato della città. Quindi ti stai praticamente dedicando tutti i giorni a questo, da quando è iniziato? Quasi tutti i giorni. Tieni conto che io qui mi sono iscritto anche all'università, un'università per adulti, grazie diciamo allo status di migrant worker della Comunità Europea, e però temo proprio di dover congelare il semestre, perché cioè, non ho letteralmente tempo. Perché nella migliore delle ipotesi lavoro 4 giorni a settimana e nella peggiore 6 giorni a settimana, comunque con un impiego medio di 23-24 giorni al mese. Io leggo spesso sul tuo blog, ultimamente più sulla pagina Facebook, anche dei rapporti che sono creati nel corso degli anni, immagino anche nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, con gli altri lavoratori, no, che fanno parte del comparto della security, con cui tu hai avuto la possibilità di condividere, immagino, tempo ed esperienze. Credi che questa situazione stia agendo da collante all'interno appunto di comparti, dei gruppi di lavoratori, di persone che si trovano a dare una mano in questo modo, oppure credi che la situazione stia diventando poco sostenibile? Allora, guarda, per quanto riguarda noi, tieni conto che il mio gruppo di lavoro più stretto, io lo chiamo la sporca sedicina, no? Con una parola che ovviamente in italiano non esiste, ed è costituito da bianchi inglesi, ex militari dei corpi speciali britannici, 2 colombiani, 2 algerini, 1 franco algerino, cioè è una comunità molto molto varia, anche in termini politici, perché molto spesso comunque quelli che vengono dall'esercito votano comunque conservatore. Io vengo chiaramente da una formazione politica marxista, comunque ho partecipato alla stagione delle lotte antinucleari, antiimperialiste, ho occupato i centri sociali da Tiananmen, a Officina, allo SCA, insomma, a Insurgencia molti anni dopo. Per cui la sensazione che hai è quella di essere in guerra, anche se il nemico è invisibile, ma non per questo meno pericoloso, in cui si formano gruppi veramente variegati di esseri umani. E poi alla fine ti rendi conto che c'è una condizione materiale che comunque ti accomuna. Devo essere sincero, i miei, diciamo, la maggior parte delle persone che fanno parte comunque storicamente della mia vita sono tutte persone con una formazione di sinistra. Però io ho sentito in queste settimane, prima c'era solo una vocina, in queste ultime settimane si sono proprio squarciati gli argini. Perché vedo miei compagni che conosco da tempo, che so anche appartenere
in non pochi casi a famiglie benestanti, nella casa di proprietà in Italia, in quarantena, che ormai sono allo sragionamento isterico, cioè dall'accoglimento di tesi complottiste alla denuncia di questa insopportabile condizione della quarantena che ho sperimentato anche io per una settimana a Londra, quando fra la chiusura degli stadi e quando sono andato a lavorare in ospedale, e ti dico la verità, non era proprio niente male, solo che purtroppo io non ero pagato, perché ognuno di noi che lavora nel campo della security lavora per 4, 5, 6 società diverse, perché per esempio magari una fa il Tottenham e l'Arsenal, un'altra fa il Chelsea e il Fulham, per cui se tu vuoi incastrare un calendario che ti dia un numero sufficiente di giorni di lavoro, devi necessariamente lavorare per più società. Quindi questo calcolo delle tue ore di lavoro, l'80% subordinato comunque all'accettazione di questa società, dello schema governativo, era una cosa molto molto complicata. Adesso una di queste società ha accettato e forse accetterà anche un'altra, e quindi nonostante io lavori potrei prendere comunque l'80% dello stipendio medio che ho percepito nel corso di un anno. Però tieni conto che io non avrei potuto pagare l'affitto il mese scorso, non avrei potuto pagarlo domani per questo mese se non avessi lavorato. Certo. Per cui a un certo punto, no, è come se tanti discorsi fatti in maniera anche strumentale, no? Da parte di personaggi come Salvini, che poi, no? In quanto a privilegio e figli di papà se ne intende particolarmente, ho visto molte persone con cui ho diviso molti anni della mia vita, anche nell'ambiente musicale, svegliarsi a mezzogiorno e lamentarsi del mondo, lamentarsi dell'attacco liberticida che li costringeva in casa, quando in forme più o meno variabili tutti i governi del mondo, tutti i governi dei paesi colpiti comunque sono stati costretti a mettere, certo, la gente in casa. Hanno applicato misure securitarie. C'è una differenza. E con questo voglio essere chiaro, io non voglio assolutamente coprire gli errori che sono stati fatti molto prima, quando si depotenziava il sistema sanitario nazionale, tanto in Italia che all'estero. Non voglio sottovalutare in alcun modo gli errori e i comportamenti criminali che sono stati appurati in Lombardia con i casi nascosti, e il vero problema dell'emergenza italiana era Lombardia, e me ne dispiace molto perché io ho vissuto a Milano, e Milano è una delle città che amo, è una delle città della mia anima. Però, indipendentemente da tutte queste colpe istituzionali che hanno un peso comunque molto forte, va detto pure che qui, da quando c'è stato il discorso della regina in TV, una decina di giorni fa, 10-12 giorni fa, poi ne ha tenuto un altro radiofonico, e quando poi si è ammalato Boris Johnson, le strade si sono svuotate in automatico. Qui non scendi e trovi il poliziotto che ti ferma, ma non trovi neanche la gente per strada. C'è stata responsabilizzazione e risposta civica? Diciamo che probabilmente questi paesi del nord Europa hanno un rapporto diverso fra il singolo e la collettività, e fra il singolo e lo spazio pubblico. L'Inghilterra è un paese estremamente capitalistico, caratterizzato da grandi differenze sociali, economiche, però allo stesso tempo è anche un paese molto libertario. Non a caso, Londra è una città estremamente gay friendly, è un posto dove, purché si facciano girare i soldi, è ammesso tutto. Certo. Okay? Quindi non è la classica nazione che digerisce volentieri misure liberticide, però c'è stata l'autodisciplina, c'è stata la gente che a un certo punto ha veramente smesso di uscire di casa, oppure se li vedi comunque in strada, se ora mi affaccio su Putney High Street dove abito, che era una strada molto trafficata, perché Putney è un po' un quartiere bohemien di Londra, si trova in riva al fiume, a una sorta di lungo fiume, no? Con una molto passeggiato.
Sì, è passeggiato, ci sono un sacco di club, qui c'è il pub dove hanno fatto il primo concerto in assoluto, gli U, per esempio. Cioè, colgo la palla al balzo ora che mi parli degli U e degli eventi, perché una delle cose che chiaramente uno dei percorsi che ti ha caratterizzato e ti caratterizza è quello di organizzatore di eventi. E chiaramente, diciamo, una delle principali preoccupazioni che credo tutti quanti un po' abbiamo avuto, non solo legate alle restrizioni ma anche a quello che sarà domani, ragionavamo sull'idea che un concerto di rock, giusto per trovare una macro categoria, di 10.000 persone che sono una addosso all'altra, cioè in qualche modo il contatto è necessario, fa quasi parte endemica dell'esperienza. Passata la fase di quarantena, quindi anche qui passata la fase di leggi un po' meno libertarie, e quindi rivolgendosi anche alle necessità economiche degli organizzatori di eventi ed anche probabilmente a quelle che potrebbero essere preoccupazioni del pubblico, in che direzione credi che si debba andare? E ti chiedo questo anche perché con l'assessorato alla cultura e al turismo del Comune di Napoli, che ha lanciato questa campagna Non fermiamo la cultura, si è tentato un po' di riprendere il live streaming, no, di molte band, però il discorso probabilmente non è ancora sufficiente. Quindi da una parte chiedo qual è la tua visione, dall'altra parte invece se hai una proposta proprio per capire come compensare questa probabile futura mancanza di eventi. Guarda, secondo me non c'è niente che possa sostituire comunque l'esecuzione fisica alla presenza del pubblico. Ok, non c'è niente. Per cui il comparto degli eventi dovrà rassegnarsi ad una lunga crisi. Saranno eventi, io per esempio, mio fratello è uno dei soci, diciamo, di maggioranza di International Talent, fanno eventi tecno, Ricci Otin, sì, molto Joseph Capriati, ecco, e quindi, come dire, no, sono, per quanto io non faccia più questo lavoro adesso nello specifico, sono ancora emotivamente coinvolto, no? Non fosse altro che per legami con diciamo di carattere proprio familiare, con tanti amici che comunque fanno i fonici, fanno i musicisti, per esempio proprio ora, poco fa Valerio Iovine mi ha inviato comunque il video del suo ultimo disco. Il punto è che le altre forme di possibile esecuzione e fruizione della musica non prevedono compenso, quello è il punto. Cioè non si riesce comunque ad innescare un meccanismo che possa garantire comunque del denaro ai musicisti. Magari è possibile farlo in una certa misura per i grandi artisti, no? Diciamo quelli da migliaia e migliaia di persone, decine di migliaia, però tutti gli altri secondo me dovranno rassegnarsi ad un lungo periodo di letargo. E voglio dire una cosa, come dire, precisando bene che non sono polemico, diciamo, perché si tratta di una tragedia, sono morte oltre 100.000 persone nel mondo, quindi, come dire, diciamo, bisogna scegliere le parole con estrema accortezza. Però ti faccio un esempio partendo dalla mia situazione di Londra. Allora, io avevo aperto questa società, UKITA Events, UK ITA, no? Diciamo, con questo accostamento di due pezzi di parola, ha portato qui un sacco di artisti, ma anche Sfere Basta la prima volta, per esempio, Lio Pechegno, Luca De Zulu dei 99 molte volte, Clementino il primo concerto. E poi, come purtroppo spesso si verifica con una cosa che mi ricorda un po' i calciatori e il calciomercato, tu che investi per primo su certi artisti, se allo stesso artista arriva la proposta di un pound in più, di un locale con 50 persone in più, l'artista va a suonare per quell'altra persona, capite? E poi ti dice no, ma io non lo sapevo, il mio management. Quindi, come dire, spero anche che tutta questa enorme, immane tragedia faccia diventare finalmente adulti anche i tanti artisti che sono Peter Pan a vita. Infatti io, per quanto mi riguarda, poi la società l'ho chiusa a Londra, perché si era innescato quel classico meccanismo per il quale su ogni artista si era scatenata la concorrenza. Ma Londra è una piazza gestibile se
un artista si rende conto che fa 250 paganti come Rocco Hunt, ne fa 470 come Clementino, ne fa 200 come molti altri, perché qui, nonostante la comunità italiana sia ampia, non è la stessa cosa dell'Italia. Per cui alla fine era diventato che dovevi fare una guerra su ogni singolo artista, averli proposti per primo a Londra e ad aver rischiato, no? Perché io, quando ho fatto Clementino a Londra, non sapevo se faceva 10 paganti, certo, o ne faceva, certo, 450. Un rischio come ogni, capito, volta che quando si investe in un artista, ecco, in un posto, sì, nuovo. Però, capito, è in un contesto nuovo, certo, no? Quando ho fatto Rocco Hunt, che non faceva comunque cose nuove da un sacco di tempo, potevo fare anche 50 persone, ne ho fatte comunque 250 e ho perso 500 pound. Cioè, ok, per cui a un certo punto non mi è andata più, perché se tu poi devi fare un concerto al mese e magari in quel mese perdi 500 sterline o ne guadagni 300, e tu come me, come tanti degli addetti ai lavori, sai che dietro un evento di un giorno c'è un lavoro spesso anche più lungo di un mese, che può durare, sì, chiaro. Sì, sì, perché poi qui ti devi, tieni conto che in Italia ognuno comunque ha il proprio circuito, da quello che fa i trasporti, mediamente c'è più disponibilità comunque di automobili, mezzi. Tu qui sei un emigrante, ok? Quindi devi fare riferimento ad Uber, devi fare, cioè, capito? Diventa tutto anche molto più costi fissi, hai anche, non assolutamente hai il team con cui lavori. Assolutamente la stessa, sì, difficoltà, perché tu ma andai a Bristol e credo ti contattai proprio quando stavi iniziando con, sì, e mi dice che va bene, però il mondo in cui stiamo, diciamo, adesso, che è completamente diverso, quindi dobbiamo affacciarci con molta più difficoltà, quindi capisco enormemente il fatto che magari iniziare un lavoro e trovarsi per all'improvviso senza i frutti ti fa un attimo fermare. Certo, e poi considera che voglio dire, no, tu andando a lavorare in una fascia di club fra i 200 del 93 Fit East e i 470 del Brixton Jam, o nella migliore delle ipotesi lo tu a Islington 800 persone, a volte, no, ti scontri con dei problemi che non credevi fossero possibili a Londra. Cioè, tipo che i radiomicrofoni il locale non ce li ha, ce li devi affittare. Per avere un monitor in più sul palco diventa un'impresa di Stato. Avere una batteria significa che devi andare da qualcuno, cioè non puoi godere di canali privilegiati come avviene in Italia, no? Devi comunque rivolgerti alle strutture di mercato che magari sono abituate a lavorare anche con produzioni più grandi, no? Con budget maggiori, e tu tutte queste cose le devi fare invece con i 200, 300, 400 paganti delle produzioni italiane. Per cui a un certo punto l'ho chiusa proprio la società, ho detto basta, va bene. Quindi, così, diciamo, l'hai fatto quasi in tempo, possiamo dire, l'avresti dovuto fare comunque in tempo, ho fatto in tempo, ma prima di me, prima che io chiudessi comunque già si erano ridotti fortemente, perché io comunque ho portato qui anche Franco Ricciardi, cioè ho cercato di, come dire, no, fare un'offerta quanto più variegata possibile, anche sulla base poi della richiesta, perché Franco me l'avevano chiesto molti ragazzi proprio più dei quartieri popolari che lavorano qui nella ristorazione, pizzaioli, eccetera, eccetera. Però purtroppo lì c'è stato probabilmente un errore mio, perché l'ho fatto il 14 dicembre, che dicembre è proprio il mese dei parti aziendali, dei parti per tutto, e quindi chi lavora nel comparto della ristorazione. Infatti non c'è stata una grandissima risposta di pubblico, però nonostante Franco abbia suonato praticamente solo con senza la band, no? Diciamo il DJ set, ha fatto un concerto strepitoso. Strepitoso. No, non ho dubbio, anche lui è... penso che forse sia in questo momento la sintesi tra quello che la Napoli che fu, la Napoli che è, e la Napoli anche un po' che sarà. Io continuo a pensare. Io ho pianto al concerto di Franco. E non, cioè, voglio dire, ho visto migliaia di concerti in vita mia, no? Come ha detto ai lavori e come non ha detto ai lavori, è stato un concerto veramente di grandissima intensità. Però, ti ripeto, a fronte di una risposta complessiva con tutti questi eventi, che però non è stata soddisfacente, io ho preferito levare mano, diciamo, da questo punto di vista. Chissà, diciamo, se questo obbligo, questa necessità in qualche modo ti abbia, dicevo, un po' prima agevolato, visto che
il comparto degli eventi sembra essere destinato ad un letargo enorme, e dall'altra parte spero, come dire, che altre forme fruiscano, escano e riescano a uscire fuori, anche se non saremo probabilmente noi i creatori di questa nuova arte e potremo solamente, come dire, subirne gli influssi. Dall'altra parte è importante forse anche approcciarsi in maniera un po' più rinnovata a quello che sarà. Io sono curioso innanzitutto, perché come tutte le grandi novità chiaramente le si guarda con apertura. Dall'altra parte un po' mi spiace pensare che per un bel po' non ci saranno concerti. E, volevo lasciare a te la parola per un ultimo saluto. Voglio ringraziare innanzitutto Subcava Sonora e Divisa Autore che hanno permesso questo collegamento per la realizzazione di Inner Talks. Stiamo provando, come vedete, a entrare un po' realmente, realisticamente, come Rosario ci sta permettendo, nelle case di cittadini residenti all'estero, per capire come stanno vivendo le esperienze durante il tempo della quarantena, durante il Covid-19. Rosario mantiene oramai quasi tutti i giorni, credo, sul proprio profilo e sulla pagina Facebook un blog in cui sta raccontando in maniera molto intensa quello che succede. Quindi innanzitutto ringrazio te, ringrazio il pubblico, ti lascio la parola prima di salutarci, perché immagino che, diciamo, da così lontano forse avrei qualcuno da salutare, o forse, diciamo, vorrei lasciarci con un ultimo pensiero. No, guarda, preferisco dirti che se noi pensiamo su due fronti diversi, no? A tutte le forme di spettacolo nella storia dell'umanità e a tutte le rivoluzioni, entrambe hanno avuto sempre al centro il corpo, la fisicità. Come dire, no? Diciamo, la cosa che sgomenta in questa situazione è che purtroppo il corpo è esposto al contagio ed è l'unico grande assente dentro questa vicenda. Cioè, il teatro greco si faceva davanti alla gente in carne ed ossa, cioè, e poi via via che ci sono state le varie forme di evoluzione, qualsiasi tipo di protesta politica efficace che non sia l'hackeraggio, no? Che comunque non sono cose alla portata di tutti, hanno sempre visto comunque decine di migliaia, centinaia di migliaia, milioni di persone nelle piazze, e oggi comunque in assenza di questa massa di corpi nascerà un mondo che facciamo proprio fatica a immaginarci. E io temo, come dire, non vorrei essere una Cassandra, no? Diciamo, spero che, ti sto dicendo davvero, la cazzata del millennio, e alla fine questa cosa non vada come io prevedo, ma temo che per almeno un anno e mezzo noi ce li dobbiamo proprio dimenticare, i concerti, i party, le discoteche, sarà un mondo molto diverso. E poi non dimentichiamo che questa esplosione comunque anche della creatività, della musica, è avvenuta comunque in un contesto di sostanziale pacificazione sociale. Cioè, nessuno di noi della nostra generazione andava a casa e non aveva da mangiare, aveva il frigo vuoto. Oggi con la recessione stimata intorno al 9.1 del PIL per l'Italia, con l'Italia che rischia di consegnarsi con meccanismi greci comunque alle istituzioni sovranazionali, comunque con tutti i paesi del mondo che sono in crisi, perché ho sentito anche invocare un piano Marshall, ma gli Stati Uniti non è che stiano godendo di ottima salute, chi lo paga oggi questo piano Marshall? Per cui o il nostro mondo si dovrà letteralmente reinventare, oppure forse ci sarà pure meno spazio proprio per la musica, il tempo libero, perché sarà un'epoca, io temo, difficile, molto difficile. Beh, io per cui, diciamo, preferisco lasciarci comunque con un minimo di speranza, perché altrimenti diventa complesso. Io in realtà, come dire, condivido buona parte della tua analisi, però diciamo, voglio essere un po' più gioviale e pensare che in realtà non ai nostri livelli, non alla nostra, vuol dire, a quello che forse abbiamo vissuto fino adesso, ma qualcosa di nuovo e bello potrà accadere. Spero, sì, diciamo, sì, no, questo lo speriamo tutti, sicuramente. Ringrazio comunque chi è rimasto un po' di tempo ad ascoltarci, a guardarci, e ti abbraccio. Alla prossima. A presto. Ciao Rosario. Ciao Alfredo, ciao.